Ho sempre pensato che gli arbusti e anche le erbacee perenni con le foglie molto scure formano quasi dei buchi nel paesaggio, nel giardino. Guardate per esempio quella weigelia sulla destra, è molto scura, si vede, non si vede molto bene. Però osservando questo stupendo penstemon di cui devo trovare il nome, osserviamo la funzione, diciamo, grafica e progettuale degli steli. Gli steli sono molto scuri, molto molto scuri, sono, diciamo, di un rosso borgogna molto scuro, vinaccia, e pertanto da lontano non si vedono moltissimo. Per cui l'effetto incredibile complessivo, almeno da lontano, è che il fiore sembra galleggiare, ecco, un fiore che sembra galleggiare, come la Verbena bonariensis, di cui si vede un piccolo esemplare, o meglio, un rarefatto esemplare sulla destra, e danno un'aria di leggerezza al giardino. E a cosa ci serve la leggerezza nel giardino? Ci serve per controbilanciare le forme molto dense, molto pesanti otticamente, e anche graficamente, degli arbusti. Gli arbusti, se guardate anche questo filmato, sono di fatto, beh, chiaro che poi sì, sono abbastanza tondeggianti nel complesso, anche se non li si pota, come avviene in questo giardino dove mi chiedono continuamente di potare, anche troppo. Però anche se vedete per esempio quella spirea con le fiori rosa rosso, diciamo sulla sinistra, più o meno sulla sinistra, se ve la inquadro al centro, anche una pianta così di fatto ha una forma tondeggiante. Gli arbusti hanno, non tutti ovviamente, ma la maggior parte hanno una forma tondeggiante. Perché hanno la forma tondeggiante? Perché cercano di massimizzare l'esposizione alla luce. E quindi sono anche un po' monotoni. Quindi per contrastare un pochino queste forme è molto utile usare forme contrastanti, quindi forme slanciate come questi gigli che si vedono anche nell'altro video, quelle veroniche blu-violetto sono molto verticali, quindi contrastano con le forme tondeggianti degli arbusti. Questa linaria in primo piano è molto verticale, come vedete. E anche questa stessa gaura ha un'aria molto ariosa, quindi tutte le piante che abbiano una forma ariosa, leggera, verticale, oppure con una forma molto molto grafica, architettonica, scultorea, come per esempio, non so, questa Libertia, sono ottime piante per contrastare la forma tondeggiante con un'altra Libertia, questa. O per esempio questo pieno di erbacce, trifoglio Rubens, vedete quelle candele rosso, porpora e anche quelle un po' più in giù, rosa, hanno anche questa funzione di contrasto. Quindi per tirare le somme, diciamo, il comune denominatore è molto utile in un giardino che è un po' stanco, che ha troppo arbusti, usare piante con forma decisamente contrastante, ma le forme ariose, leggere, come questo penstemon, come la Verbena bonariensis qui in primo piano, la gaura, ce le ho tutte qua per puro caso, proprio per la loro leggerezza vie più contribuiscono ad alleggerire un impianto di arbusti che è per sua definizione molto pesante. Quindi anche questo effetto nebbiolina che hanno le verbene, che ha per esempio, guardate quella salvia laggiù, quella specie è una salvia dalla forma tondeggiante, perfettamente tondeggiante, dietro a quel penstemo rosso. Non so se vedete avete la Veronica blu, poi dietro avete un penstemo rosso, è proprio al centro del teleschermo, e dietro ancora c'è una salvia, probabilmente Hot Lips.
Ebbene, anche quella salvia laggiù, per quanto sia tondeggiante di forma, quando è in fiore ha questa leggerezza di fioritura perché le fiorelline sono piccole e distribuite quasi a formare una nebbia, io lo chiamo come una specie di una spruzzata di rosso. Quindi guardiamo anche ai fiori tipici di una pianta che magari di per sé stessa ha una forma tondeggiante e magari otticamente densa. Ecco, questo volevo dire, queste cose qua sono la base, diciamo, del garden design, del planting design, cioè del design con le piante, e sono molto molto utili nel rimediare in modo abbastanza facile a una bordura o a un impianto piuttosto monotono, soprattutto ricco di arbusti.